21 piccole abitudini per migliorare la tua vita senza sforzo. E nel frattempo salutiamo il nostro Crazy Robby, poi salutiamo Gina De Cazzan e vediamo un po' quali sono queste abitudini che possiamo prendere, diciamo, possiamo apprendere, possiamo sviluppare per migliorare la nostra vita. Salutiamo la nostra Grinettina, Green Apple, per migliorare la nostra vita senza sforzo, per migliorare la nostra vita nel modo migliore, senza, diciamo, rovinarsi, senza danneggiarsi la vita. È molto importante questo, perché riusciremo a raggiungere dei traguardi, delle vette che neanche riuscirai a raggiungere, dei traguardi e delle vette che neanche la tua più fervida immaginazione ti poteva far pensare di raggiungere. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale, e quindi devi cercare di acquisire questa abitudine. Abitudine deriva da abito, qualcosa che ci portiamo addosso, qualcosa che in qualche modo ci fa sì che diventi, diciamo, la nostra, un qualcosa che facciamo inconsciamente, un'abilità inconscia. Quindi devi subito darti da fare, malgasciona, per apprendere queste abitudini. La vita è piena di piccoli gesti che possono avere un grande impatto sul nostro benessere. E quindi voglio presentarti, cara malgasciona o malgascione, 21 piccole abitudini che puoi adottare per migliorare tranquillamente la tua vita senza sforzo. Allora, la prima cosa credo che sia fondamentale è mantieni un focus positivo. La nostra attenzione, diciamo, talvolta è fastidiosa, perché tende sempre in modo naturale a posarsi sulle cose negative. Cioè, naturalmente tendiamo a pensare ai nostri turbamenti, naturalmente tendiamo a pensare alle cose che ci vanno male. Naturalmente questo è un punto fondamentale, quindi questa è un'attitudine naturale che dobbiamo modificare. Quindi iniziando a spostare la nostra attenzione sulle cose belle che ci accadono, la tua percezione generale di vita migliorerà veramente drasticamente, migliorerà anche molto rapidamente. Quindi credo che questo sia il primo punto fondamentale. Se pensi alla merda, farai una vita di merda. Se pensi al risotto, farai una vita di risotto. Quindi sta a te scegliere se pensare alla merda o se pensare al risotto. Nel frattempo metti un like, che non ti costa niente, spollice e fa girare il video su YouTube, metti subito un like e poi fai donazione al canale. Se vuoi dare un sostegno al canale, fai donazioni al canale, oppure abbonati al canale per dare un sostegno, ma metti subito dei like che fanno girare il video. Salutiamo anche la Nespola, la nostra Nespola, la Nespola molto matura. Abbiamo la mela verde e la nespola matura. Qua oggi siamo ricchi di frutta. Abbiamo la mela verde e la nespola matura. Pensa te. L'importante è matura, sì, che non diventi marcia. Poi, seconda abitudine molto importante è liberarti dalle cose e dalle persone inutili. Le persone inutili, le cose inutili sono fonte di stress e di distrazione. Anche le cose inutili, prendi del tempo per liberarti, diciamo, delle cose che non ti servono, che ti portano via energia, che ti tolgono forza. Questo devo imparare a farlo anch'io, perché dobbiamo fare quello che viene chiamato decluttering, no? La pulizia, toglierci delle cose che di fatto non ci servono, ma anche, diciamo, delle persone che di fatto non ci servono, perché spesso, diciamo, spesso abbiamo delle situazioni che ci portano delle situazioni negative, no? Se ci circondiamo di persone negative, se ci circondiamo di persone nefaste, se ci circondiamo di
diciamo, situazioni che non vanno bene, dobbiamo fare decluttering, fare pulizia nella nostra vita. Perché pensate semplicemente anche a un amico o un'amica, no? Quell'amico scroccone che ogni volta opportunista, che ogni volta esce con te, poi magari ti scrocca quello, ti scrocca il passaggio, ti scrocca quell'altro. Oh, salutiamo Patrizia Perotti, Abemus, la nostra Patrizia Perotti, presto su questo canale, anzi, secondo me, forse già domani riusciremo ad averla. E questo è un, cioè, che cazzo te ne fai di questa? Salutiamo anche Roxy Rose Paradox, il nostro dentifricio Paradox. Io mi chiedo, che cazzo te ne fai di un amico scroccone, di un'amica scroccona? Che ti porta, diciamo, soltanto, ti fa solo perdere tempo, no? Ti fa solo perdere tempo e questa è la cosa peggiore, no? Che tu puoi fare. Quindi liberati, fai decluttering, le persone inutili dobbiamo togliercene. E poi, un'altra cosa che dovrei prestare un po' più di attenzione anch'io, avere, diciamo, creare un ambiente ordinato. Cioè, non deve essere un ordine maniacale, però un ordine è fondamentale, no? Se tu ogni giorno dedichi qualche minuto a riordinare, che ne so, la tua scrivania, la tua postazione di lavoro, casa tua, cioè lavi i piatti tutti i giorni, pulisci qualcosina, e beh, sicuramente eviti che si accumuli, diciamo, cioè con questa piccola abitudine quotidiana. Tu riesci a, come possiamo dire, senza alcuno sforzo, a vivere sempre in un ambiente confortevole, a vivere sempre in un ambiente positivo. Credo che questo sia fondamentale. Invece, ci sono persone che non fanno una beata minchia, poi si trovano sepolti dalla rumenta, sepolti dal disordine e praticamente devono iniziare a farsi il mazzo, non trovano più le cose, perdono questo, perdono quello. E avere un ordine fa bene alla mente, come dice la nostra Patrizia Perotti, quindi è un'abitudine sicuramente da acquisire, è un'abitudine positiva. Questo credo che sia fondamentale, è una piccola abitudine che però dà dei grandi risultati. E poi la quarta abitudine, secondo me, fondamentale, fai esercizio fisico, indipendentemente dall'età. È ovvio che se hai 95 anni non cercherai di tirare su 100 kg, però fare esercizio fisico, secondo me, io suggerisco con i pesi, poi ognuno magari chi ama fare nuoto può anche fare nuoto, anche il nuoto è un esercizio, io odio il nuoto, non lo farò mai, però. Anche il nuoto comunque mette in moto comunque in modo dolce un po' tutti i muscoli. Cioè, l'esercizio fisico è uno dei modi migliori per migliorare, secondo me, il tuo atteggiamento mentale, ma anche la tua forma fisica, ovviamente, no? Quindi io suggerisco di fare un'attività fisica quotidiana, quotidiana, non quello che fa. Perché qua anche lì ci sono quelle cose, no? Ci sono quelli che non la fanno diventare un'abitudine, ma ad esempio fanno, che ne so, decidono di iscriversi in palestra, vanno per un mese in palestra, fondamentalmente tutti i giorni, 2 ore al giorno, poi mollano lì perché questo non serve un cazzo. Ci sono tante persone che decidono, ah, adesso vado in palestra, adesso faccio qua, adesso faccio là, è come quelli che fanno la dieta, no? Adesso faccio qua, adesso faccio là, e poi lo fanno per un mese, magari tirato da scoppiare, poi mollano perché non ce la fanno più. Questo secondo me non è mettere un'abitudine è fondamentale e secondo me andare in palestra oppure fare in piscina, non lo so, ma fare un'attività fisica strutturata. Per tutti i giorni, quotidiana, per almeno 30, 40 minuti, 50 minuti al giorno, ma quotidiana. E quotidiana vuol dire che non è che dici, no, oggi non c'ho voglia, vado domani. No, oggi non c'ho voglia, vado domani. No, tu devi farlo tutti i giorni. Che c'hai voglia o che non c'hai voglia, è questo. Anzi, come diceva
Questo è un po' come diceva il nostro Mike Tyson quando gli hanno chiesto come mai ti svegli alle 4 del mattino per andare ad allenarti. Lui diceva: lo faccio perché mi piace dormire. Quindi sono tutte scuse, no? Se tu non hai tempo, ti svegli prima e vai in palestra alle 5 del mattino, vai in palestra alle 6 del mattino, quello è. Perché se no, se uno vuol trovare delle scuse, di scuse ne troviamo infinite, no? Per non fare una cosa. Cioè, se vuoi trovare delle scuse e dire, ma io già faccio, salutiamo anche Betty Cottage, ma io faccio già 100 cose al giorno, ma io faccio già questo, ma io faccio già quello, non riesco a andare in palestra, ti alzi prima al mattino, vai al mattino, oppure vai a dormire più tardi la sera, insomma, vai quando cazzo vuoi, ma devi trovare, diciamo. E questo è anche una forma mentale molto importante, devi trovare almeno 40 minuti al giorno, 50 minuti per fare un'attività fisica e credo che sia molto importante. E poi un'altra cosa è fondamentale anche pianificare un po' le attività, che il quinto punto, pianificare le attività, almeno pianificare il giorno dopo. Non, cioè, ti svegli al mattino e non sai che cazzo fare. No, devi prenderti un momento per pianificare perlomeno la giornata successiva, no? Le cose che più o meno dovrai fare. Poi ci potranno essere degli intoppi, delle cose. Questo può essere anche un qualcosa di mentale, no? Perché ci sono delle persone che si svegliano, non sanno che cazzo devono fare, poi all'ultimo gli viene in mente una cosa. Cioè, la pianificazione, secondo me, è molto importante, no? Cioè, pensate al qua è un atteggiamento della PNL che si chiama through time, no? Vedo davanti a me la mia giornata e quello che devo fare. È perché se tu pianifichi fai molte più cose, se tu non pianifichi non fai una mazza, non fai una beata minchia. Beh, brava, l'allenamento è fondamentale, Patrizia Perotti, va fatto con costanza, certo, perché fare un allenamento di 2 ore al giorno per un mese non serve un cazzo. Esatto, bravo Green Apple, ma Crazy Robby, mai procrastinare, ma poi anche pianificare, perché se tu ti svegli al mattino non sai che cazzo fare, beh, sarai dispersivo, perderai un sacco di tempo, non riuscirai a fare assolutamente nulla. Nel frattempo mettete un like, fate donazione al canale, chi vuole anche fare domande ovviamente solo tramite donazioni al canale o abbonamento al canale. Esatto, certo, anche se uno lavora, ma lo spazio dobbiamo trovarlo, ma se noi pianifichiamo le cose, magari fino al 2030 è un po' eccessivo, però più pianifichiamo meglio è, perché se tu pianifichi riesci nello stesse 24 ore, perché quelli che si lamentano che non hanno tempo e poi non fanno un cazzo tutto il giorno, ma non c'ho tempo, ma non c'ho tempo, e poi vai a vedere cosa cazzo fanno, non fanno un cazzo tutto il giorno. Ma tu hai lo stesso tempo di Elon Musk, hai sempre 24 ore ogni giorno, anche Elon Musk ha 24 ore al giorno, eppure Elon Musk, diciamo che ha fatto fruttare le sue 24 ore al giorno meglio di noi, almeno da un punto di vista del successo, come possiamo dire, materiale, insomma, vuol dire che ha fatto delle pianificazioni migliori, ha fatto delle azioni migliori. Anche tu hai lo stesso tempo di Bill Gates, non è che Bill Gates ha meno tempo di te, ha più tempo di te, anche lui ha sempre 24 ore al giorno, come abbiamo tutti. Evidentemente Elon Musk, Bill Gates o anche quell'altro che adesso è mancato, come si chiamava, Steve Jobs, ha fatto delle pianificazioni migliori, ha fatto delle azioni migliori. E questo è un punto fondamentale. Non è che puoi dire Bill ha troppo tempo. No, il tempo è lo stesso per tutti. Non è che uno ha più tempo e un'altra meno tempo. Abbiamo tutti in un giorno 24 ore, solo che dobbiamo dare delle priorità e fare delle cose migliori. Certo che se tu passi le tue 24 ore, diciamo, a non sapere che cazzo fare, è ovvio che alla fine non farei niente, ma poi ti lamenterai che non hai tempo. Quindi questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Poi, secondo me, anche il mangiare sano, mangia sano, è il sesto punto, ma secondo me è un punto molto importante. Anche qua, se mangi schifezze
E se mangi schifezze, se mangi merda, noi siamo ciò che mangiamo. È un'altra abitudine fondamentale, no? Ora, ogni tanto potrei farti una trasgressione, magari, che ne so, mangiarti un gelatino una volta ogni tanto, ma non è che devi sbafare un gelato tutti i giorni o mangiare Nutella tutti i giorni, per dire, no? La trasgressione è magari mangiarti un cibo. Tra l'altro ti darà anche più piacere quando riuscirai in qualche modo a diciamo a trasgredire, no? Però è importante, come pianificare un'attività fisica regolare, pianificare anche un'alimentazione sana. Poi ognuno farà le sue scelte, no? Magari c'è chi si rivolgerà a un nutrizionista, c'è chi si rivolgerà a un altro nutrizionista, c'è chi sceglierà una cosa, c'è chi ne sceglierà un'altra. Però è ovvio, è evidente che lo sappiamo tutti, se tu mangi dolciumi, salumi, gelati, dolci, eccetera, eccetera, ingrasserai, lieviterai come una zampogna e, come dire, e anche la tua mente, no? Diciamo, diventerà lenta, perché mens sana in corpore sano, ma è vero, se tu mangi dei cibi idonei, adatti a te, che ti danno dei risultati positivi, otterrai sicuramente dei risultati positivi. L'alimentazione, come dice Crezzi, ti dà una mente anche più fluida. Questo è un punto fondamentale, un punto importante. Io credo che molte persone invece mangiano abcazzum, no? Mangiano tutte le schifezze immonde, e poi si lamentano, ma c'ho la pancia, ma anche bere non va bene. Perché, come dire, ci sono uomini che bevono birra, hanno una panza gonfia da birra che sembrano dei palloni aerostatici, le gambine magre, le spalline magre, le braccia magre e un panzone enorme perché non si allenano, sono muscoli zero, panza 100. Panza batte muscoli 100 a 0. Invece devi iniziare diciamo, a cambiare, insomma. Devi iniziare a cambiare e fare le cose fatte bene fondamentalmente, no? Quindi questo credo che sia un altro punto da prendere in considerazione. È un'abitudine che però dobbiamo fare, dobbiamo in qualche modo, beh, anche secondo me bere acqua, poi ognuno avrà le sue teorie, però secondo me nell'alimentazione noi siamo fatti al 67% di acqua, quindi credo che bere anche la giusta quantità d'acqua sia fondamentale. Qualcuno dice un po' di più, qualcuno dice un po' di meno, però sicuramente è fondamentale questo. E poi anche dormire. Il dormire è un altro punto. Queste sono tutte abitudini che riguardano il corpo, però se dormi poco o se dormi troppo non va bene. Secondo me 6-7 ore di sonno è il coso giusto, poi c'è chi vorrà dormire un po' di più, ma stare 12 ore a letto non va bene perché ti svegli che sei rincoglionito e dormire anche solo 3-4 ore per notte è troppo poco. Quindi io credo che da questo punto di vista è in media virtus est. Ci sono persone che dormono, stanno a poltrire tutto il giorno e quello non va bene perché non ti dà, diciamo, 23,6 e appunto 7 ore pare che sia il tempo giusto. Beh, è vero, anche i cibi spazzatura sono molto pubblicizzati, ma noi non dobbiamo, ma ecco un'altra cosa che secondo me è importante, non guardate la televisione, non guardate i telegiornali, questo credo che sia un'altra indicazione utile. Non guardate televisione, non guardate telegiornali, perché intanto, salutiamo anche Pink, televisione e telegiornali ti fanno passare soltanto, televisione e telegiornali ti fanno passare soltanto delle notizie, ti riempiono di pubblicità, ti riempiono la mente di spazzatura, raccontandoti un pensiero unico, allucinante, no? Quindi, secondo me, evitare di guardare la televisione, evitare di guardare i telegiornali. È tutta salute, è tutta salute. Il cibo dobbiamo mangiare sano, Patrizia Perotti. Poi una volta si può trasgredire, ma secondo me la trasgressione nel cibo può avvenire, diciamo, può avvenire una volta alla settimana, magari una volta al mese puoi trasgredire, ma se tutti i giorni tu ti sbaffi dolci,
Se tutti i giorni ti mangi merda, diventerai merda. A parte che tu non mi sembra che sei, diciamo, mi sembra che sei in forma, almeno l'ultima volta che abbiamo fatto un video, tra l'altro presto. Quindi la televisione è un'altra cosa che dobbiamo evitare assolutamente. Bravo, Crazy Robby, la televisione usatela per guardare i miei video. No, però secondo me guardare telegiornali, guardare la televisione ti offuscano la mente con notizie che sono sempre le stesse, sono notizie manomesse, sono delle cose allucinanti. Evitate di farvi... E poi ti fanno passare un sacco di pubblicità che è veramente di cibi spazzatura, bibite gassate, cioè veramente delle robe allucinanti. Beh, questo poi, un altro punto che credo che sia importante è imparare a essere gentili con gli altri. Perché se tu, la gentilezza è contagiosa, no? Se tu sei gentile con gli altri, come faccio io quando vi dico Balgascione delle palle? No, però la gentilezza con gli altri credo che sia un punto fondamentale, no? Creare rapport fondamentalmente, no? Creare rapport è un modo per stare bene, non ci vuole molto a creare rapport. La TV spenta da più di 3 anni, brava Patrizia, top Patrizia. Creare rapport con le persone è molto importante, quindi creare un rapporto empatico positivo, perché comunque ogni persona ti potrà insegnare qualcosa, ogni persona ti potrà dare qualcosa, ogni persona ti potrà, diciamo, ogni persona ti potrà, come possiamo dire, dare qualche insegnamento. Noi possiamo imparare da tutti, quindi la capacità di creare un rapporto empatico positivo con le persone, quindi usando anche qualche strategia dolce della PNL, no? Tipo il recalcolo, il mirroring, capire quali sono i canali comunicativi che usa una persona, cercare di adattarsi in qualche modo ai suoi canali comunicativi, credo che sia un qualcosa di molto importante, un qualcosa che porta sicuramente dei vantaggi. Quindi questo credo che sia fondamentale. E quindi poi un'altra cosa è la gratitudine. Sii grata, sii grato. La gratitudine è un'abitudine potente che può migliorare la tua felicità, può migliorare il tuo benessere. Prenditi il tempo ogni giorno per riflettere sulle cose per cui sei grato, per cui devi essere grato. Anche il fatto che sei vivo, cioè non è, voi date per scontato il fatto che siete vivi, non so se siete in buona salute, ma non è tanto scontato il fatto che una persona è viva. Pensate che ogni schiocco di dita muore una persona nel mondo, mi sembra. Ogni schiocco di dita, ogni secondo muore una persona. E quindi non è che qua ogni schiocco, guardate quante persone sono già morte, queste persone che muoiono ogni schiocco di dita non è che sapevano prima dello schiocco che sarebbero morte, perché nessuno si immagina di morire. Pensate a tutti gli incidenti che ci sono, no? Persone che un secondo prima pensano di essere vive e un secondo dopo si trovano nell'aldilà. Questo è un punto fondamentale, no? Quindi cerca di essere grato anche per il fatto che sei vivo, che magari sei in buona salute, che magari hai un tetto sopra la testa, che magari c'hai un piatto di cibo buono, che magari puoi cercare di fare le cose che ti piacciono. Quindi cerchiamo innanzitutto di essere grati per quello che abbiamo. Credo che sia un punto fondamentale. Poi un'altra cosa, come ho detto all'inizio, di toglierti dai coglioni, diciamo, le persone inutili, perché ci sono tante persone inutili. Dicevo prima, tutte le persone scroccone, tutte le persone che in qualche modo ti scroccano qualcosa, ti scroccano tempo, ti scroccano informazioni, ti scroccano soldi, cioè l'amico che, ma mi dai un passaggio, ma qua, mi dai un passaggio, ma prendiamo un caffè e poi devi pagarglielo tu. Insomma, tutte le persone scroccone, levatele dai coglioni. Che sono persone veramente inutili, fai decluttering con queste persone. Una volta che ti sei tolto dai coglioni le persone inutili e le cose inutili, cerca di dare, di promuovere, diciamo, invece le persone che ti danno benessere, le persone positive. Gente allegra ce l'aiuta, se tu ti circondi di persone positive, di persone valide, diciamo,
Questo è un punto fondamentale, no? Perché è molto perché ti daranno benessere, no? Anche le persone depresse, meglio stare con persone allegre che con persone depresse. C'era quel detto che diceva: se ci sono cinque depressi, e tu sarai il sesto. Perché è ovvio che noi assorbiamo le energie delle persone. Se stai con persone che si lamentano sempre, che hanno sempre qualcosa che non va, e mi è capitato questo, mi è successo quello, e che ti raccontano le loro disgrazie ogni giorno, tu vivrai situazioni di disgrazia ogni giorno. Quindi è fondamentale, no? Esatto, gente che pensa alla pensione, cioè che andrò in pensione. Se tu pensi quando andrai in pensione, magari sarai schiattato prima, cioè focalizzati su quello che vuoi fare adesso, no? Quelli che dicono: quando andrò in pensione farò questo, farò quell'altro, tutte le cose che gli piacciono. Adesso faccio una vita di merda, ma poi magari sarei morto, perché ricordo che ogni schiocco di dita una persona muore. Quindi è inutile che tu speri tra 25 anni di fare qualcosa. Tra 25 anni magari sarà 10 anni che sarai seppellito sotto, diciamo, 1 metro di terra, 1 metro e mezzo di terra, o ti avranno già cremato, magari se sarai già reincarnato in un rospo, o ti sarai già reincarnato in una mosca e starai su una merda. Magari tra 5 anni ti sarai già reincarnato in una mosca e passerai il tuo tempo sulle merde. È perché non è mica detto, è che non ci reincarniamo anche in situazioni peggiori. Magari tu pensi farò questo, farò quello, poi ti rincari in una mosca e vai alla ricerca della merda. È perché è quello che succede. Quindi evita, no? Cerca di fare le cose invece che ti piacciono oggi. Cerca di fare le cose che ti piacciono nel qui ed ora, fondamentalmente, no? Prima di reincarnarti in una mosca e di passare il tempo sulle merde. Meglio a quel punto lì che ti reincarni in un'ape che passi il tempo sui fiori, impollinare i fiori, anziché passare il tempo nella merda. Comunque, detto questo, cerca di fare le cose nel qui ed ora, fondamentalmente. È un punto molto importante. Poi io credo che sia anche molto importante, quindi essere presente nel momento presente. Il passato è passato, l'unico passato buono è il passato di verdura, non c'è più, e il futuro deve ancora venire, quindi concentrati sul presente e goditi il momento presente. Il che non vuol dire che non devi pianificare il futuro. Come dicevo prima, la capacità di pianificare è fondamentale. La capacità di, come dire, di pianificare il futuro è fondamentale, ma non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo cercare di pianificarlo, quello sì, perché almeno il giorno dopo, no? Se per caso non muori nella notte e ti svegli il giorno dopo, se per caso non muori nella notte e ti svegli il giorno dopo, almeno sapere che cazzo devi fare, cosa ti conviene fare e cosa non ti conviene fare. Quindi questo è un altro punto fondamentale, no? Quindi sii presente nel momento presente e poi ascolta il tuo corpo, cioè ascolta te stesso. Il tuo corpo è una fonte di saggezza. Ascolta i segnali del tuo corpo, perché magari molte volte il nostro corpo ci manda dei segnali che non prendiamo in considerazione. Noi invece dobbiamo cercare di imparare ad ascoltare noi stessi. Credo che questa sia un'abitudine. Il nostro corpo è fonte di saggezza. Impara ad ascoltare i suoi segnali, a prenderti cura del tuo corpo, impara a prenderti cura di te stesso, impara a prenderti cura di quello che ti dice il tuo corpo, fondamentalmente. Noi spesso non lo facciamo, invece io credo che sia cosa buona e giusta imparare a farlo. Poi anche io credo cercare un equilibrio, no? Un equilibrio al di c'era una canzone che diceva un equilibrio, comunque. L'equilibrio nel movimento, fondamentalmente. La vita è piena di alti e bassi e devi cercare di trovare un equilibrio nella tua vita, un equilibrio tra le cose che devi fare, le cose che ti piace fare, e quindi imparare a navigare in equilibrio. Credo che sia una cosa molto importante, credo che sia una cosa fondamentale. Intanto, nel frattempo, metti un like che non costa nulla e fa girare il video, metti un like. E se vuoi fare una donazione al canale, fai una donazione al canale che non ti costa nulla, puoi tranquillamente fare una donazione al canale oppure fare l'abbonamento. Anche l'abbonamento può essere molto utile.
Quindi questo è un punto molto importante, no? Fai qualcosa, diciamo, che ti dia un equilibrio personale, ti dia un'armonia personale. Credo che sia molto importante trovare l'equilibrio, penso che sia veramente fondamentale. E poi anche, diciamo, fare qualcosa di buono per il mondo. Cioè, noi viviamo su un pianeta, no? Viviamo su un pianeta, cerchiamo, almeno per quello che facciamo noi, che quando verrà il nostro schiocco di dita e quindi ce ne andremo, abbiamo cercato in qualche modo di lasciare questo mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Poi ci saranno altri che l'avranno peggiorato, vabbè, non importa, però per quanto riguarda noi, perché è come dire, anche chi predica la pace nel mondo e poi litiga costantemente col vicino, non è che fa un buon, perché tanto tu la pace nel mondo non è che sei Putin o Bush, no, come si chiama quell'altro, Sleepy Joe, non è che sei Putin, non è che sei Sleepy Joe, non è che sei quello, quindi non hai le leve per, diciamo, non hai le leve che hanno loro fondamentalmente, però già il fatto di non litigare col vicino, di avere una buona parola per una persona, questo contribuisce a rendere, già il fatto che non inquini. Già, il fatto che non fai casini, che non litighi, ad esempio, ci sono persone che litigano, si fanno la guerra tra fratelli, tra sorelle, tra parenti, cioè cerca perlomeno, come dire, di dare il tuo contributo alla pace nel mondo portando la pace nell'ambiente circostante, no? Io sento tante persone, ad esempio tra fratelli, tra sorelle, che litigano per questioni di eredità prevalentemente, per soldi, si fanno la guerra, avvocati, cazzi e mazzi. Questo andrebbe cercato, bisognerebbe cercare di evitarlo, no? Perché tu non è che puoi. E poi magari dicono, ci vorrebbe più pace nel mondo. Ma se tu sei un portatore di guerra, come fa a esserci più pace? Quindi cerca che prima che avvenga il tuo schiocco di dita, diciamo. Fai qualcosa di buono per il mondo, fai qualcosa di buono per il mondo, trova un modo per fare del bene al mondo, anche se solo un piccolo gesto nel tuo ambiente. È inutile che ti lamenti che le persone in Africa muoiono di fame quando magari tu vedi una persona che ha difficoltà e non gli dai un euro, perché dice, no, quell'euro non glielo do, eh. Ma cioè, questo è l'assurdo, no? Ti lamenti. Diciamo che le persone in Africa muoiono di fame, poi c'è il senza tetto sotto casa e non gli dai neanche un euro per dire, no? Non gli dai neanche una pagnotta di pane. Questo non vuol dire fare del bene al mondo fondamentalmente. Tu tanto non è che potrai sfamare l'Africa, però potrai sfamare il senza tetto sotto casa, perlomeno potrai dargli un aiuto, potrai dargli un euro, 5 euro, non lo so, qualcosa per aiutare magari il senza tetto sotto casa. E tanto non è che tu puoi salvare le sorti dell'Africa da solo, però qualcosa puoi farlo, però qualcosa puoi farlo nel tuo piccolo, nelle leve che hai, ma se ognuno facesse il suo contributo, è ovvio che qualcosa alla fine miglioreremmo tutti. E poi credo che sia anche importante eliminare i veleni mentali. Credo che sia anche molto importante imparare a eliminare i veleni mentali, perché se non elimini i veleni mentali non ottieni nessun risultato, no? Devi veramente imparare a eliminare i veleni mentali, cioè la rabbia, il rancore, tutte cose che vanno assolutamente eliminate, vanno assolutamente eliminate, perché se tu ti porti dietro rabbia, rancore e risentimenti non riesci a ottenere nessun risultato, quindi cerca di eliminare i veleni mentali. E poi anche un'altra cosa che secondo me è importante è il perdono, no? Perdono. Il perdono è una potente abitudine che può liberarti dal passato e aprirti a nuove possibilità. Persone che non sanno perdonare, diciamo, c'è un passaggio di Matteo, dice la nostra Green Apple, che non sarà Don Matteo. Più o meno dice, prima di lasciare la tua offerta all'altare, vai e fai pace con tuo fratello, amico vicino. Esatto. Questo è fondamentale. Brava Green, trattasi di Matteo l'Evangelista e non Don Matteo, il nostro prete, che qua nella chat ogni tanto appare anche il nostro prete Don Matteo, che saluto.
E questo è un punto importante. Eliminare i veleni mentali credo che sia anche un'altra cosa fondamentale. Il perdono, poi dicevo, è una potente abitudine che può liberarti dal passato, perché se tu non perdoni, porti dentro, soprattutto magari con i genitori, con persone della tua vita, il rancore, è difficile che riesci a fare qualcosa. E poi io credo fondamentalmente cerca, sii curioso. La curiosità è fondamentale. Prenditi il tempo ogni giorno per apprezzare qualcosa di nuovo. Cerca di sviluppare la curiosità. Cioè, anche in piccolo, cerca di uscire un pochettino dalla tua zona di comfort. Anche una piccola cosa che però puoi fare quotidianamente e che ti può portare dei grandi risultati. Credo che questo sia un'altra cosa molto importante, è una piccola abitudine che però ci può portare dei grandi risultati nella nostra vita. Questo, la curiosità, essere curiosi delle cose che succedono, credo che sia un altro punto molto importante, un altro punto fondamentale. Poi siamo arrivati al numero 20, l'ottimismo, essere ottimisti. Tanto le disgrazie capitano sia ai pessimisti che agli ottimisti, solo che i pessimisti vivono male anche tra una disgrazia e l'altra. Gli ottimisti invece vivono bene tra una disgrazia e l'altra. Poi l'ottimista vede le soluzioni ai problemi, il pessimista vede i problemi nelle soluzioni. Ora, tu devi diventare una persona che vede le soluzioni ai problemi, non una persona che vede i problemi nelle soluzioni. Una volta uno mi ha chiesto una cosa e ho detto, ma secondo me se fai così la risolvi. Cioè, no, ma così è un po' difficile. Beh, ma allora fai in quest'altro modo, gli ho dato un altro suggerimento. Dice, no, ma quella cosa lì non mi piace. E allora gli ho dato una terza soluzione, cioè no, questa è difficile e non mi piace. Allora vatti a fare che cazzo vuoi, cioè devi imparare a trovare le soluzioni ai problemi. Le persone pessimiste, tu gli puoi dare le soluzioni, loro vedranno i problemi nelle soluzioni. Quindi essere ottimisti è fondamentale. E poi io credo anche imparare a godersi la vita nelle piccole cose. Cioè, se ti riesci a godere la vita nelle piccole cose, diciamo, sei più felice, perché la felicità è uno stato mentale soggettivo, quindi impara a goderti le piccole cose, impara a goderti la vita nelle piccole cose che ti capitano tutti i giorni, perché non è che devi aspettare, diciamo, il punto, diciamo, come dire, che capiti chissà che cosa. Inizia a goderti la vita nelle piccole cose e vedrai che le cose poi miglioreranno. Quindi queste sono delle abitudini che secondo me, se le portate avanti, otterrete dei grandi risultati. Piccole abitudini di vita che la trasformeranno positivamente. Mettete un like, fate girare il video, condividete il video con i vostri amici e presto avremo la Patrizia Perotti sul canale. Bene, bene, sull'altro canale Massimo Taramasco. Quindi un